Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Gare Malate numero 169. Nessuno ha preso il checkpoint. Nessuno sa che esistono i freni. Fantastico, ottimo. Iniziamo così con la gara che trolla immediatamente. Oh, vedi di starmi lontano. Siamo in 19. Solo 19, soltanto in 19 mi dicono. Attenzione, attenzione. Ok, bisogna soltanto saltare dritti. Sembra semplice. No, la scia. Ok, la frutta presa. Levatevi, bastard. Bellissimo sto tunnel. Vai. Preso. Dai, dai che ce la faccio. Dai che ce la faccio. Fantastico. Ce l'ho fatta. Fatta anche qua. Oh cavolo. Postati macchina rossa. No, la frutta, no. Via così dritti. Andiamo poi su da questa. Dove cavolo. Ah, così in mezzo. Ma che cavolo di gara è questa, ragazzi? Ma che cavolo di gara è? Cioè, uno non si immaginerebbe mai tutte ste robe qua. Dai, però, che si gira. Esplodono tutti. Gradino del podio nostro. Ci sono due giri. Quindi dai, può succedere ancora di tutto, come finire in prima posizione o finire in ultima posizione. Qua c'è quello alle mie spalle che prende il checkpoint, sì, la scia. Ehi, cicciobello, dove volevi andare? Volevi buttarmi fuori? Bastardo. Adesso ti prendo io la scia e ti lancio giù a Vice City. Te l'avevo detto io che ti lanciavo giù a Vice City. È bastato il mio pensiero per eliminarti fuori dalla gara. Qua belli tutti questi checkpoint. Adesso andiamo a prendere anche quell'altro. Che cavolo di checkpoint ha messo il tipo? Due giri, ok. Io ragazzi vi invito subito a lasciare tantissimi like, tantissimi mi piace come sempre in ogni episodio. Arriviamo a 20.000. Oh, vedete che senza la scia si va molto meglio, fantastico. Cavacca, appena detto. Andiamo via con calma. Cavacca, andiamo via con calma, stavo dicendo, raga. Ok, ok, ok. Qui abbiamo dei doppiati che ci bloccano. Noi li lanciamo di sotto di cattiveria e li indirizziamo nella giusta traiettoria, e così poi lo sfruttiamo anche per la scia. O forse era il primo. Ma perché sono secondo? Quello è il primo, porca vacca, ho aiutato il primo. Dai, prendi la scia, T20. Oh, prendi la scia. Ho messo anche aiuto giocatori in coda, che di solito non lo metto mai, così siamo tutti più vicini. Non prende la scia? Dai, T20, che cavolo. Dai, 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 prendili la scia. Niente da fare. La mia macchina si rifiuta di prendere la scia. Oh, eccola, 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 eccola. Dai, al fatto finish. Ciao bello, noi andiamo in prima posizione e vinciamo la gara. Ed eccoci qui nella seconda gara. Tutti con le bici. E quello che si prospetta davanti a noi non è assolutamente quello sperato. Dai, è così. Prendiamo il checkpoint. Ok, perfetto. Vediamo di... Guarda che roba. Tutti che muore. Attenzione. Attenzione, mi sembra di essere in Matrix. Schivo tutto. Quasi tutto. Riproviamoci. Uno. Preso. 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 Non ci voglio credere, ero in prima posizione anche lì forse. Concludiamo qua. Ed eccoci qui nella terza gara. Quella di prima è durata veramente poco, quindi speriamo che questa qui sia, non dico più divertente perché quella lì era veramente inaspettata, ma un po' più lunga, un po' più emozionante, che la morivo soltanto. Perfetto, io ho preso la Glendal come auto. Bastardi. Fantastico, mi avete girato.
Fantastico! Perfetto, lasciamo. Aspetta, blocca la rotazione. Guarda che controllo che ho io! È diventata. Porca banana la macchina! Non gira più sto schifo di auto qui! Dai, gradino del podio! Preso! Porca va, non vedo niente! Dai! Non girarti! Perché devo sempre incastrarmi? Fantastico! In queste posizioni strane. No, c'ho la macchina che c'ha fuoco! No! Non voglio respawnare, sennò perdo tutto! Le ruote sono dall'altra! No, no, ho caduto di sotto. Alla fine mi ha abbandonato l'auto. Non ci voglio credere. Per quale motivo? Eravamo sul gradino del podio. No, cavolo. No, bastardo, bastardo. No, terzo. Sì. Ed eccoci qui con l'ultima gara. È la quarta perché le gare di prima sono durate un po' poco. Quindi ne ho voluta fare un'altra per divertirci ancora di più. E questa qui è completamente esplosiva, c'è scritto. Ok, ho capito il motivo. Il motivo si è bello che capito. Purtroppo qua, guardali, guardali che non sanno andare dritti e spingono. Ma vi pare? Ma volete stare fermi? Porca vacca, non sapete, cavolo, usare un pad. Come cavolo ho fatto a esplodere qualcuno? Dai, levati. Levati. Non si può andare più di uno sui container, se no esplodono. Adesso veramente, ragazzi, c'è qualcosa qui che non quadra. Allora, spostatevi tutti, bastardi, che devo passare. Levati. Il cadavere lì, fantastico. E ce l'ho fatta! E andiamo così in seconda position. Con calma, sangue freddo, raga, si fa tutto. Anche se in prima posizione era meglio, come sempre. Che cavolo! Due giri? Due giri, signori e signori. Anzi, no. Sì, due giri. Ok, allora. Stiamo qui belli. Oh, vedete che se uno non muore, qua è già tutto bello che spaccato. Ok. Quindi si fa tutto tranquillamente. Questa gara mi è piaciuta, ragazzi. Mi è piaciuta, devo dire, parecchio. Siamo anche primi. Bastardi. Vi rubo tutto io. Avanti, avanti. Dov'è il traguardo? Eccolo lì. Andiamo in prima posizione. Con quest'ultima gara in prima posizione il video si conclude qua, spero vi siano piaciute queste gare, l'ultima così esplosiva, veramente assurda, non ho ancora capito come cavolo uno faceva esplodere, però va bene perché come avete visto io passavo sopra però non esplodevo, però a un certo punto così poi esplodevo a caso, non so bene ragazzi quando, come, perché tutto ciò succedeva. Se voi ne sapete qualcosa scrivetemelo sotto giù nei commenti. Se sapete altre gare veramente belle scrivetemi chiaramente i nomi sotto giù nei commenti. Arriviamo a 20.000 like, commentate, condividete. Qua da Beastar per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.